Edises nasce 5 anni fa da una sinergia con la casa editrice Edises. L'ingegnere Crisafulli ha messo a disposizione per le migliori tesi di dottorato, il dottorato in biologia, un premio che è sicuramente un premio, un riconoscimento in denaro. Ma di fatto è dare loro un'opportunità di guardare a quelle che sono altre opportunità, altri sbocchi occupazionali, perché no, quelli nella divulgazione della ricerca scientifica e quindi anche nel campo dell'editoria scientifica, di cui l'Edises è sicuramente un'azienda leader nel settore. I ragazzi si è data l'opportunità, una vetrina per quella che è l'attività di ricerca che hanno svolto nel nostro dipartimento, però è una vetrina e anche un modo per gli studenti di apprendere, diciamo, da qualche relatore importante, qualche relatore, qualche scenario differente. Di oggi sono stati l'amico, collega Giuseppe Martini, che è membro del comitato oggi di consulenza della Commissione Europea sulle Future and Emerging Technologies. Il secondo relatore di questa tavola rotonda è stata la dottoressa Mariangela Contursi, che è direttore generale del Campania New Steel, che è l'unico incubatore certificato del Mezzogiorno, fondato in partnership tra la Federico II e Città della Scienza. Il punto principale è stato quello relativo alla transizione che sta avvenendo in questo periodo. Da Horizon 2020, che è il programma per la ricerca e innovazione tuttora in corso, è quello che a partire dalla fine di Horizon 2020, quindi dal 2020, verrà messo in campo. La procedura di decisione della procedura decisionale per il nuovo programma quadro è stata avviata dalla Commissione Europea, con una procedura complicata, ma intanto c'è una proposta che viene portata all'attenzione sia del Consiglio d'Europa che del Parlamento Europeo e quindi anche del grande pubblico e quindi anche della comunità scientifica, sulla quale è opportuno riflettere. Ci sono importanti novità delle quali abbiamo parlato e queste costituiscono nuove opportunità sia per i giovani che per le istituzioni di ricerca. Siamo molto contenti di partecipare a questa iniziativa che rimarca la necessità di fare partnership sempre più solide con tante attori del pubblico e del privato. E Campania New Steel è qui oggi perché si premiano i dottorati che si sono distinti sia per la capacità di comunicare i risultati della ricerca, ma anche per l'impatto potenziale che questi progetti di ricerca hanno avuto. Campania New Steel è proprio il ruolo di accompagnare chi ha un'idea innovativa che può essere applicabile a livello industriale o trasformabile in idea imprenditoriale, proprio nel portarlo sul mercato. Oramai sono 5 anni che sponsorizziamo questo premio e continuiamo a farlo in futuro. È un'opportunità per dei nostri ragazzi, per i dottorati, ma soprattutto un modo simbolico per fare capire che facendo ricerca, impegnandosi, si possono vincere, ottenere dei premi, vincere delle soddisfazioni economiche e soprattutto poter guardare al futuro sapendo che si può contare sulle proprie possibilità e sulle proprie competenze. Casa Editrice Napoletana ci teniamo molto a stimolare e a lavorare con l'Università di Napoli e con i ragazzi. Investiamo sul territorio perché è un territorio che merita investimenti e che può dare soddisfazione. Quindi.